Su, da bravo. Infilati nel camion. Ti mancherò? Lo so. Aver raggiunto il fiume. Questo è esattamente ciò che non volevo. Ehi! Dove crede di andare? La locanda e il fiume sono chiusi. Se non mi toglie subito le sue zampacce di dosso, le farò assaggiare il mio ginocchio. Mi sono spiegata? Mi mostri i suoi documenti. Se prima lei mi fa vedere i suoi. Ok. Ma chi crede di essere? Non ho tempo per spiegarglielo. Ehi, aspetti! Come c'è riuscito? Tu hai qualche idea?
Mi metta giù, bestione! Ma che sta succedendo? Signor Kramer, mi scusi, cerca lei. Salve, Eric. Sono Trisha Parker, della rivista Sport Time. Mi ha promesso un'intervista, se lo ricorda. Sì, certo. Avanti, mettila giù. Grazie. Mi dica la sua storia. Vita pubblica e privata di un ex campione. Se vuole cominciare, sono tutta orecchie. Mi scusi, ma non ho tempo ora. Non si preoccupi, Eric. Mi è venuta un'idea. Sa cosa faccio? Riprenderò ogni sua azione di questa giornata. Sarò la sua ombra. Senta, le ho detto che non ho tempo. Voi venite con me. Quella rete, dovete tirarla di più e togliete quella corda. Attenti a quella scala. Avanti, buttatela giù. Forza, muovetevi. Sbrogliate quella scala. Ehi, senti, fai in modo che McKay sia fermato. Non voglio che superi questo punto. Togliti di mezzo, non vedi che ho da fare. Oh, certo. Hai forse dimenticato il passato? Ti ho detto di toglierti di mezzo, per favore. Morgan. Ehi, Higgins, fissa la corda. Merritt, il megafono. Avanti, andiamo. Non si può. Salve, sono della stampa. Non si può. Ho fretta, scassatevi. Non può, venga qui. Vi parla lo sceriffo Ross. Ascoltate, McKay sarà qui da un momento all'altro. Bloccatelo e portatelo a riva. Non deve superare questo ponte. Salve, sa cosa succede? Lei non legge il Chalupa Gazette? No, cosa sarebbe, il giornale locale? Già, il giornale locale. Chi è questo Mike McKay? Questo Mike McKay è la causa di tanta agitazione. È la sua terza protesta contro le autorità fluviali per la costruzione della diga. E secondo McKay, sono parole sue, uno dei più grandi fiumi americani è stato ucciso e lui, per protestare contro questo scempio, navigherà il fiume senza licenza e rischierà di affogare finché il paese non si deciderà a dare inizio a una campagna ecologica contro i soprusi dilaganti. Tirate di più! Davvero? L'ha letto su quel giornale? Letto? L'ho scritto. Allora io... Beh, apro bocca e do fiato. Mi scusi, ma non avevo idea che... Giorgia Gubbs, editore, tipografo, giornalista. Io faccio un po' di... È tutto sì. Sudore mio. Attenzione, tenersi pronti! È lui! Tirate la rete, arriva!
Ok, Mike, lo spettacolo è finito. Accosta, ti arriva. Accosta! Forse non avrà sentito. Mi ha sentito. Stai facendo un grosso errore, Mike. Accostati. Ascoltami, testone. Mike! Maledizione! Piuttosto astuto l'amico, anche troppo per i miei gusti. Pazienza, lo prenderemo più tardi. Eccolo. Va bene, McKay, ora vieni qui. È permesso. Salve. Scusi, sceriffo, non crede di aver dimenticato qualcosa? Ma che cosa dice? Lui conosce i suoi diritti molto meglio di me. Hai il diritto di non parlare e tutto ciò che dirai potrà essere usato contro di te. E hai il diritto... E hai il diritto all'assistenza di un avvocato, va bene. Ora vieni. Fermi, per favore, indietro. Devo fotografarli. E il motivo? Sono una giornalista dello Sport Times, la rivista che vi aggiorna sullo sport, gli sportivi e tante altre cose. Sceriffo, uscirà in prima pagina questa foto del momento dell'arresto. Sì, si avvicina, è molto meglio, ok? Sceriffo, non deve ridere. Perfetto, vi ringrazio, siete stati tutti largo, molto gentili. Largo, fate largo. Ehi! Salve, lei è l'avvocato di McKay? A volte avvocato, a volte amico. Perché non l'ha fermato? Se ci avessi provato, ora non sarei più il suo avvocato e forse neanche il suo amico. Lui sa ciò che sta facendo. E cioè? Io non credo che siano affari che la riguardano. Oh, andiamo, cerco di sapere i precedenti per capire perché agisce così. Ora, risponda a una mia domanda. Perché io dovrei metterla al corrente? Hanno arrestato quello col quale dovevo parlare. Lei è l'unico che sa tutto. Sarà meglio che parli con Mike. Ok. Senta, prima di andarsene via,
Può darmi una mano per la mia macchina? Si è surriscaldata. Acqua. Credevo che McKay fosse sistemato. Sì, anch'io. Dobbiamo farci venire qualche idea. Non abbiamo molto tempo a disposizione e la tensione sta aumentando. Sai del cadavere di Kastner? Speravo che non lo trovassero subito. Fosse stato più prudente, saremmo a buon punto. E il processo? Se dovessimo avere un altro ritardo alla biforcazione del salmone o alla diga del re, saranno guai. Purtroppo è stata una gran brutta giornata. Bisogna trovare il modo di sistemare tutto. La situazione è incandescente. Bisogna far tacere quel McKay. Bene. McKay, c'è una visita per te. Salve. Mi riconosce? Le ho fatto una foto al momento dell'arresto. Trisha Parker, dello Sport Time. Posso sedermi? Si accomodi. Lei sta bene? Sì. E lei? Sto bene. Ho solo molta fame. Posso? Grazie. Per la verità io ero qui per fare un'intervista ad Eric Clemens. Ha del sale? Klemper. Cosa? Klemper, Eric Klemper. Oh, ha ragione. Comunque è stato allora che ho visto il suo numero sul ponte. E creda, Mike, è stato fantastico. Mi creda, veramente eccezionale. Da primo attore. Tanto che mi son detta, Trisha, sei venuta qui a fare l'intervista all'uomo sbagliato. Questo fa notizia, e cioè lei. Perciò eccomi qui, in questa gabbia dei leoni. Mi sono letta tutto il giornale locale. E lei sta in prima pagina. Beh, non è il Times, ma una prima pagina è una prima pagina. E in questo campo ci lavoro. Vivo di questo, Mike. E scrivo dei tipi un po' strani che vanno nudi in deltaplano, declamando il Don Giovanni, o di quelli che camminano in equilibrio su un filo. Perciò, quando ho letto che avrebbe attraversato il fiume rischiando di poter affogare, ho capito che avevo per le mani la grande notizia del giorno. Sono descritto come un pazzo. Sì, però io mi chiedo, lo è? E la risposta? Per ora non so. Ma visto che parliamo di affogare, cosa ne dice se le racconto che ho trovato un cadavere nel fiume? Lo lasci lì. Ma è vero. È facile trovare un cadavere in un fiume. Probabilmente è un pescatore ubriaco caduto da uno scoglio. In giacca e cravatta? Forse si era mimetizzato per i pesci. Mi scusi. Credo di aver approfittato. Tenga, qualcosa c'è rimasto. Ma non importa, conserverò la mia linea. Il tempo è scaduto. Allora quando potremo parlare? Quando uscirò. Bene, ci vediamo. Senta, che si sa di quel cadavere? Niente. Quella
Parker fa un po' troppe domande. Sì, e quando ha parlato del cadavere ho pensato di avvertirti subito. Ma sa qualcosa? Io non credo. Ma penso che sarà meglio tenerla d'occhio. Speriamo che non si metta ad aiutare ancora McKay. Tu falla pedinare. Bene. Non pago multe da $1,000. È matto. E continuerò a navigare sul fiume. Da quando in qua c'è qualcuno che si preoccupa di chi naviga sul fiume e mobilita tutte le forze di polizia per bloccare me? Da quando è arrivato Devine e ha cominciato a comprare tutto, legge compresa. E non mi dire che non so quello che dico. Senti, non puoi andare a lavorare. Con la rabbia che hai, ammazzeresti i tuoi clienti. Dammi la chiave, sto allo spaccio finché non torni. Michael, se come avvocato sono caro, aspetta di vedere la mia commissione sulle vendite che farò per te. Tu levati. Ti ricordi di me? Quella che apre bocca e dà fiato? Già. Oggi ho comprato il tuo giornale. Sono perdonata? Bene, anche se comprare non è leggere. Che cosa ti serve? Mi chiedevo, visto che ho una pellicola da sviluppare, se... Facciamo un patto. Tu usi la mia camera oscura e io avrò un paio delle tue foto. Se saranno meglio delle mie. Deciderai tu. Quale negativo? Plus X. Non so se lo sai, ma ieri, dopo la storia sul ponte, ho trovato un cadavere nel fiume. Dan Kastner. Cosa? Dan Kastner, il tuo cadavere. Se c'è una cosa a cui ci si abitua scrivendo in un piccolo centro, è la morte. Mm. Anzi, devo avere qui il rapporto del coroner. Ottimo, grazie. Ma non andare in cerca di qualcosa di strano, non farti illusioni. E dammi la pellicola. Ecco. Quel certo Kastner è affogato come tanti altri che risalgono il fiume. E non c'era niente di strano? Ti ci stai buttando. Non si trovano tutti i giorni i cadaveri e quando capita qualcosa di strano c'è. Una cosa strana c'era, per la verità. Che dice... Cioè, il coroner è convinto che... quel Kastner non è morto nel fiume. Lui sostiene che è morto altrove. È vero. Miri lungo la freccia, respiri piano, tiri l'arco, fermi il respiro quando sei pronto. Attento! Buona caccia. Dov'è Mike? Non è qui. Il ragazzo è il figlio? No, è un orfano. Il padre è morto 10 anni fa nel fiume. Vuoi la storia della famiglia? No, no, no. Dimmi dov'è Mike. Ultima domanda. Lo prometto. Quando è triste come ora, di solito fa il jogging a Beggan Road. Mi ha detto che eri qui. Accosto e parliamo? Oppure accosto e parlo io? Ah, non siamo loquaci oggi. Allora accosto e ci guardiamo in faccia.
Attenta! Tutto ok? Sì. Sicura? Sì. Ehi! Un momento! Mike! Ti devo parlare! Mike! È buono? Solo se corri. E se mi fermo? Ti sbrana. Corri molto di solito. Dipende se sono calmo o arrabbiato. E come sei ora? Arrabbiato. Per quanto ne hai ancora? Circa 8 miglia. Sta buono. Cerca di startene calmo. Sono sfinita. No. Buono. No, Mike. Ma tu non sei affatto cattivo. Molto divertente il tuo sbranatore. Non fa così con tutti, però. Ah, vedo. Sei fortunata. Oh, il piede. Si è rotto. Credo che dovrai guidare tu. Cosa? Ho detto che dovrai guidare tu. Pablo, salta su. Comunque, non gli ho dato peso. Poi ho deciso di indagare, perché nel mio lavoro può essere importante. Infatti sono andata al giornale e ho scoperto che quel Kastner non è morto nel fiume, ma è morto altrove. Da che lo deduci? Niente fango nei polmoni. E allora? Chiaro, dove si può affogare qui senza ingoiare fango? In un bagno. Nel lago. Già, perché non ci ho pensato? Perché tu non mi credi. Ora hai ragione. Ho riflettuto sulla tua situazione e ho concluso che stai sbagliando tutto. Ah, davvero? Mm-hmm. Puoi gridare, urlare, saltare su e giù e magari rimetterci la pelle, ma non potrai cambiare la situazione dei permessi della diga o Devine. Mike, non serve che tu mi creda, però ascoltami. A te serve solo un po' di forza. Un po' di forza? Ingaggerai qualcuno o picchierai tu stessa? Io non sto parlando della forza fisica. Oh. Intendo il potere della grande S. Che significa? La stampa. Oh. Però essere nella rubrica dei tipi strambi del tuo Sport Time Magazine non è esattamente ciò che io speravo. All'ambulatorio. È meglio che tu faccia una lastra. Ma è che dovrei provare a camminare prima. Che ne dici? Ok. Vediamo un po' se ci riesco. Santo cielo, è tornato tutto a posto. Ah. Rotto, eh? Lui morde, eh? Pablo? Mike. È meglio così. Ma certo. Che figo. Translide Generic. C'è il signor Kastner. Mi spiace, il signor Kastner è fuori per lavoro. Con chi posso parlare? Ora vedo. Signor Swan, risponderei per il signor Kastner.
Grazie. Qui è Gerosua. Salve, volevo parlare con il signor Kastner. Ah, l'ho sentito stamattina, ma tornerà giovedì. Può dire a me? L'ha sentito stamane? Sì. Lei chi è? Io sono la signora Susan Donley, della Acme Collection Agency. È in ritardo con i pagamenti. Ma non importa, arrivederci. Mi chiami Devai. Ho chiamato l'ufficio del morto per vedere se sapevano della sua fine. Lo sapevano? Credevo di no, finché non ho parlato con un certo Swan, che mi ha detto di aver parlato con Kastner stamane e che sarebbe rientrato per giovedì. Bene, pare che questo Swan abbia delle doti paranormali. Giorgia, sarò sulla strada giusta. Beh, non capita spesso di incontrare qualcuno che parla con i morti e al telefono poi. Lei dice che la stampa può aiutarmi. E magari saranno quattro gatti a leggere la sua rivista. Però ha ragione. E non fa che parlare di quel cadavere che ha trovato nel fiume. Lei spera si tratti di omicidio. Non so se è una giornalista in cerca del colpo grosso o di una Sherlock Holmes dilettante. Guarda, vedi niente? Dove? Là. Non ho mai visto il fiume così alto. Può darsi che esca troppa acqua dalla diga. Chissà perché. Stop! Questa si stampa. Molto bene, ragazzi. Ripresa perfetta. Forza, preparate alla prossima. Splendido. Sono arrivata, scusi il ritardo. Credevo non venisse dato il mio comportamento. Lasci stare, non è il primo lei a farlo. È pronto? 5 minuti. Beh, ho poco tempo. Quanta pubblicità ha già fatto? Ma più o meno 5 o 6. Mi permette una domanda personale su Mike McKay? Mi è sembrato che non ci sia simpatia tra voi. McKay è solamente un ragazzino. E come tutti i ragazzini, gioca. Forse dire che tra voi non c'è simpatia è un po' poco. Lui non rispetta la legge. E lei gli dà troppa importanza scrivendo su di lui. Ma è il mio lavoro. Se so che posso vendere un articolo, lo scrivo. E su questo quanto ci guadagna? Una miseria, ma io lo faccio per passione. Si meraviglia? Ci crede. Sì. Io non sono in testa all'elenco degli scrittori, ma sono una di loro. Più tardi, se non è impegnata, dal mio socio William Devine c'è un cocktail party. Ci vuol venire? Oh. Potrà intervistarmi lì. Lo giura? Lo giuro. Siamo pronti, Eric. Mi scusi. A che ora? Alle 6. Ranch Devine. Fuori.
Sorpresa. Che fai qui? L'articolo su di te. Questo è il paragrafo casalingo. Ah, bene. Senti, io mi ero appena seduto per mangiare. Veramente? Tu non hai mangiato? Così Devine l'altro anno andò in tribunale e disse che le licenze fluviali dovevano essere limitate per motivi ecologici. Già. Ah. Ehi. La metà. Metà? Metà del mio più il tuo. Davvero, non hai mai pensato ad aprire un ristorante? Per te però l'ho aperto. Mi passi il chili? Ma, dico, come fai a mantenerti così snella? Mangio solo quando sono con te. Non credevo di meritare così tanta fortuna. Mike. Harry mi ha detto che tuo padre morì nel fiume. E cos'altro ti ha detto il vecchio Zoccolo Nero? Zoccolo Nero? Beh, veramente il suo vero soprannome è Piede Scorticato. Io preferisco Harry. Non odi il fiume che ha ucciso tuo padre? Non si può odiare la natura. Mio padre rimase schiacciato per il crollo di un albero. Mi ci fermo sempre quando vado al fiume. Capisco che dicendo questo ho un posto assicurato tra i matti della tua pazza rivista. No, quella pagina non è per te. Perché vai sul fiume? Questo è il solo posto incontaminato, puro. Almeno lo era fino all'arrivo di Devine. Ha costruito la diga e ora lo controlla. E crede di poter controllare tutto e tutti quelli che ci passano sopra. Io cerco solo di rendergli la vita difficile. Oh, è bellissimo. Veramente. E niente è più bello. Ma non può essere solo la bellezza ad attirarti. Non ci sarà invece qualcosa in te che senti il richiamo della natura e ti porta qui? Scrivi i tuoi articoli e lascia stare la psicologia. Vuoi cenare con me? Cosa? Cenare, io e te, stasera. Mi dispiace, ma ho preso un impegno. Oh, beh, come vuoi. Scusami. No, non importa. Sono stata invitata al party del signor Devine e non posso mancare. No. È lavoro per me. Certo. Ti porterei, ma non credo sia il caso. Beh, forse no. Facciamo domani? A pranzo? Se vuoi. Offro io. Sei pronto per questa campagna? Sai, Bill Wilson va in giro con Anna. Con te non ho problemi, amico. Scusate, Bill, vorrei presentarti Trisha Parker. Oh, Miss Parker, è un vero piacere. Permetta che le presenti Gerald Swan. Piacere. E Richard Phelps. Membro del congresso? Si vede? Piacere. Dietro. Scusate, vorrei mostrare alla signorina il mio stile nel pestare i piedi.
Era lei o tre. Harry? Cosa? Le multe sono troppo care. Non voglio pagarle. Sai, non sono quelle a preoccuparmi. La prossima volta, se ci sarà, ti ritroverai in prigione. Devine è in grado di fare molte pressioni. Che dovrei fare? Vorrei tanto poterti rispondere. A volte mi viene la voglia di buttare via tutti i codici e rispolverare arco e frecce. Ehi, alla tradizione. Lei è una donna molto intelligente. Basta conoscerla per saperlo. Comunque, io so giudicare la gente. Senta, Miss Parker, per venire al punto, io ho un interesse sostanziale in questo posto. E a me occorre un tipo come lei per sostenere e valorizzare la nostra ditta. Mi offre un lavoro? Esatto. Signor Devine, io ho già un lavoro. Lei scrive. Bene, continui. Ma anziché articoli su Eric, le chiedo di concentrare la sua attenzione sul mondo dell'industria. Io non so che cosa dire. So che scriverà un articolo su Mike McKay. Lei sa che tra noi non corre buon sangue, perciò se lui si calmasse, sarebbe meglio per tutti. E se non la smette, si troverà in una posizione poco invidiabile. Lei forse contribuisce al suo intestardirsi. Senta, a me piace essere chiaro. Sa che ho molto denaro. Quindi posso permettermi i migliori avvocati contro McKay. Ecco $5,000. E sono soltanto un anticipo. Ci pensi alla mia offerta? La lascio qualche minuto. Per forzarla, però, che ne dice? Sono d'accordo, accetto la sua proposta. Saggia decisione. Torniamo al party. Grazie, sì. Lei mi scuserà, Miss Parker. Si diverta. Grazie. Scusate. È andato tutto in modo soddisfacente? Direi anche oltre le mie più rosee speranze. Continuiamo l'intervista? Scusa, dov'è la stanza da bagno? Ah, in corridoio. Vieni, ti accompagno. È lì. Grazie, Eric. Thank you.
Parker? Miss Parker? Perché scorre l'acqua? Che ti devo parlare. Ma non c'è niente di sacro, perché passami un asciugamano. Devine, il fiume, il cadavere, Klempere e Swan sono tutti implicati in questa storia. Mike, Kastner è morto mentre faceva qualcosa sulla diga. Durante il party sono entrata nell'ufficio di Devine e ho guardato i diagrammi, quelli che riguardano la diga sul fiume. E non mi convincono. Non mi chiedere perché, non lo so neanch'io. Però lo voglio scoprire. Sappiamo che Kastner è morto ed uno dei suoi soci, cioè Gerald Swan, gli ha parlato 5 giorni dopo la sua morte. Dimmi che non è strano. Non è strano. Non scherzare. Poi trovo Gerald Swan al party di Devine e non dirmi che sono una visionaria. Buongiorno, Harry. Ma io che cosa c'entro? Non lo so. So solo che Devine ha la schiuma alla bocca quando ti sente nominare. Io ritengo che c'entrino le licenze. Tu dai i numeri. Sto dando i numeri, eh? E perché Devine mi ha offerto un lavoro con $5,000 come anticipo? Te li ha dati Devine? Con le sue mani. Perché li hai presi? Ah, giusto, perché? Temevo la reazione. Comunque, credo che Devine pensi che una qualsiasi pubblicità su di te andrebbe a suo sfavore. Ma perché mai? Beh, statemi a sentire. Se lo sapessi, non starei qui a discutere con voi. Starei scrivendo il mio articolo. Devine si comporta come se avesse qualcosa da nascondere e io lo scoprirò che cos'è. Ora vado alla diga. Spero di non aver fatto uno sbaglio ieri sera. Non so se posso fidarmi di quella Parker. Forse sarà meglio che Leland la tenga d'occhio. Sì, sarà meglio. Ma qui è tutto a posto? Tra quel McKay, Miss Parker e la diga, diventa sempre più difficile dormire bene la notte.
così ha visto delle carte compromettenti nell'ufficio di Devine. E lui ha mollato i 5.000 per non farla scrivere. E Devine ha cominciato a scoprire le sue carte. E l'altra storia? Con il fiume alto non si danno permessi. Col fiume basso, permessi concessi. Non voglio dire che Trisha abbia ragione. Certo però che non è tutto chiaro. Cosa hai intenzione di fare? Salve! Sto cercando chi mi faccia visitare questo posto. Niente visitatori. E con chi dovrei parlare? Con il sottoscritto. Oh, bene. Avanti, solo un'occhiata. Ci sono venuta dall'Arizona. Mi dispiace. Che devo fare per farle cambiare idea? Ora fili. Come? Se ne vada, ho detto. Vado. Ma è questo il modo di rivolgersi alla gente? Dagli una divisa e subito si credono dei padri eterni. Si vergogni! C'è qua il signor Devine stesso. Chi credi che stiano cercando? Non lo so. Devo ammettere che quando me ne hai parlato ero un po' scettica. Adesso non più. Tu sei in gamba? Ci provo. Ci sono molti uomini d'affari in questa zona. E per la maggior parte sono rispettabili. Ma la prima volta che vidi Devine mi sembrò che mi si rizzassero i capelli sulla testa. E ora che so il perché mi si rizzano di nuovo.
L'udienza sarà tra un paio di giorni. Se la notizia si espande, faranno un'indagine su me, su voi e su tutti quelli coinvolti nell'affare. Se cominciano a scavare, verranno a sapere della costruzione e del responsabile. Non posso permettermi ritardi. Ho 3 milioni investiti nelle altre dighe. E smetti di preoccuparti delle altre dighe. È qui ora il problema. Se Kastner non fosse morto... Non piangere sul latte versato. Kastner se l'è cercata, colpa sua. Quanto devo aspettare per una decisione? Non saprei. Voglio una risposta. Diciamo 2 settimane. Se il plastico funziona. Ma giochiamo col fuoco, la situazione non ci è favorevole. Ma ci proverò. Io non potrò aiutarti con l'udienza. Temo di dovermi tirare indietro. Mi dispiace, Bill, ma dovrai cavartela da solo. Sì? Che c'è, Morgan? Come? Ma da quando? No, non importa. Bene, sì. Sì, d'accordo. Quella Parker sa al Pine Hotel, cerca di scoprire che macchina fotografica usa. Senti, Richard, se io dovessi affondare, voi affonderete con me. Come andate? Non mi lamento. Stavo venendo da voi. Interessante. Devine. Spero che finirete col credere. Ma ti crediamo già. Nessuno ti ha vista. Mi hanno vista e inseguita. Inseguita? Sì. Prendi le tue cose. Perché? Devi andartene. E al più presto anche. Perché? Abbiamo riflettuto e abbiamo concluso che hai ragione. Ce n'è voluto, però. Forse era meglio andare alla polizia. Dopo i fuochi artificiali. E noi non abbiamo ancora acceso la miccia. Mike. Sì? Vieni spesso qui? Sì. Da solo? Sì. Non ho mai conosciuto uno come te. No? No. È qui che morì tuo padre, vero? Sì. Capisco cosa significa questo per te, Mike. Portarmi qui mi fa sentire molto speciale. Ehi, Johnson, guarda. Già. Ora possiamo dire al signor Devine perché ha lasciato l'albergo. L'ho trovato, possiamo andare. Così, non saprei come spiegarlo a qualcuno perché non lo capisco neanche.
Hai idea di dove sia il terzo livello? Io credo che sia meglio scendere finché non troviamo quello che cerchiamo, ok? Va bene. Serve più rinforzo. È l'unico modo per riuscire. Come va? Lo sapremo dopo una pioggia. È grave? Se Devine avesse usato i materiali giusti, ora non sarei preoccupato. Essere qui. Già. Altro livello. Io ti seguo. Ok. Guardi. Che c'è? Guardi là sopra. Deve essere questo il terzo. Certo. Attenta. Sta tranquillo. Non muoverti. C'è qualcuno? Non lo so. Sì, stanno scendendo adesso. Senti, non è il mio campo. Sono un ingegnere e non un gangster. Lo so anch'io, Gerald. Non ti ho chiesto di ammazzare nessuno. Rimani lì finché non arrivo, va bene? Prendi l'auto. Senti questo rumore? Credo che venga da sopra. Credi che la diga possa crollare? Tutto il paese deve sapere di questo pericolo. Dove sta? Dentro. Dentro dove? Non lo so. Andate a vedere. Ok. Ascoltami, Swan. Non perdiamo la testa. Com'è la situazione là sotto? Non buona. La crepa si allarga ogni giorno di più. Tu resta qui. Che nessuno esca. Ok? Nessuno.
torniamo giù. Non farli scappare! Salta! Cosa? Salta! No, tu sei pazzo! Non abbiamo altra scelta! Giornalista. Miss Barker, non mi lascia una scelta. Deve esserci un altro modo. Siamo nella proprietà di Devine. Questo è l'unico modo per uscire. I caschi purtroppo non ci sono. Perché non rubiamo una macchina? Su, sbrighiamoci. Ci metterà poco a capire che cosa è successo. Forza. Sicuro che sia l'unica via? Eccoli là. Telefona al signor Devine. Cosa faccio una volta nelle rapide? Prega. E smettila. Devi tenerti dritta. Se ti inchini ci rovesceremo. Tutto qui? Niente altro? Avvertimi se andiamo contro le rocce. Ok, conta su di me. Voglio 4 barche sul fiume. McKay ha circa mezz'ora di vantaggio. Eric, tu sei il campione, quindi andrai tu. Ti consiglio di fermarlo prima che esca dalla mia zona, hai capito? Sì, d'accordo. Sentimi bene, vi aspetterò alla foce. E voglio vedere per prima la tua barca, altrimenti... Ho capito. Mike, che cos'è? Ah, quella? È la roccia della morte! Potevi risparmiarti di dirlo! Che aspetti? Vuoi remare? Così, così! Tira indietro quel remo! Brava, così! E rimani al centro! Forza! Mike! Non perdere il remo! Mike! Non aver paura, sono dietro di te! Mi sto avvicinando. Aiuto! No, sceriffo, io non ho visto proprio nessuno qui intorno. Ma se ho portato io Mike McKay e Trisha Parker stamattina.
E come mai non vi ho visti? Vado dentro. Non si può. Avanti, Cutter, si calma. Non vuole venire dentro. Ho fatto come mi aveva chiesto. Sono venuto qui. Cos'altro vuole? Avanti. Io ci arrivo. Su. Su, prova ancora. Oh, Mike. Dobbiamo andare. Perché ci fermiamo? Abbiamo visite. Cosa? Stai calmo. Ma perché io devo sempre stare calma? Chi credi di essere, Capitan Blood? Io non voglio stare calma. Per una volta mi voglio arrabbiare. Ma che cosa facciamo qui? Perché non andiamo via? Loro hanno barche più veloci. Scusami se ti faccio continue osservazioni oggi, Mike. Ma perché stai mettendo quel sasso? Perché bilancia. Bilancia? Sì. Ora ti mando giù nel fiume. Cosa? Ehi, non penserai che riuscirò a navigare questo Fidati. Fiume con un sasso. Tu Basta sei pazzo. Basta che tu sia dritta. Ci penserà la corrente a trasportarmi. Non voglio, Mike. Questa me la paghi, te l'assicuro. Dovessi impiegarci una vita. Carogna! Eric! Ma perché è così agitato? Andiamo a riva! No, proseguiamo!
vedo Leland! Adesso sono incastrata, mai più, mai. Mike, dove eri andato? A caccia. Caccia? Sì. Senti, mi è venuta un'idea. Andiamocene a piedi. Scherzi. Parlo seriamente. Ne ho abbastanza. Impiegheremo 2 giorni a piedi. Sempre che riusciamo a scalare quel dirupo. Sai, è pieno di serpenti a sonare. Così invece abbiamo solo 2 rapide. Sono difficili? Lo vedrai. Usa tutta la tua forza. Su, avanti.
Come stai? Direi bene. Tu invece? Ok. Ehi, sei in gamba. Sei davvero in gamba. Se lo dici tu. Qualche problema? Nessun problema, Devine. Se mi permette, vorrei farle qualche domanda. Sam? Salve. Sceriffo, prima di arrestarmi, io... No, non lo farò, Mike. Un certo Swan ha vuotato il sacco, ora so tutto. Hai vinto, Mike. Sono andati a controllare la diga. Questo denaro è del signor Devine. Gli servirà per pagarsi un avvocato. Ci sono degli uomini sul fiume, sceriffo. E uno di questi è il suo vice Leland. Sì, lo so. Ehi. Ah, sono ferito. Giorgia.